Nel 2006, a causa di una forte esposizione alle radiazioni dello schermo di un computer portatile, dopo essersi addormentato davanti a siti pornografici, con un fazzoletto di carta posto a paracadute sulla punta dell'uccello e strafatto di alcol e bamba, un popolare DJ milanese ha acquisito dei poteri straordinari. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde, dotato di una forza straordinaria e con le pupille dilatatissime. L'incredibile Urco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi. Ma è a telefono. Pronto? Sì, pronto? Sì. Venerdì sono venuto con una comitiva, siamo stati male. Venerdì sono venuto con una comitiva, chi è lei? Non ho capito questo atteggiamento, cioè stia calmo. Perché mi dica chi è. Quando mi innervosisco potrebbe non piacerle, glielo dico già subito. Mi dica un attimo chi è, dove no, l'hai cito, siamo venuti. Ehi, stai calmo che mi sto innervosendo, eh. Adesso mi sto incazzando. Calmo. Siamo venuti venerdì, siamo stati male, abbiamo mangiato pesce, capito? Io adesso vengo lì e ti spacco il ristorante a pugni. Pronto? Sì, allora. Cosa? Ah, il nome, com'era la prenotazione? Non cerchiamo di capire. Mi stai prendendo per il culo, mi stai prendendo. Quindi? Pronto? Minguccio? Giovanni Pasquale? Pronto? Sì? No, mi scusi, che cosa? Stai facendo qualche... Quando mi innervosisco, purtroppo... Perdo il controllo, mi dispiace. Perdi il controllo, telefono. Che è successo? Ho strappato tutti i vestiti. No, che venerdì sono venuto là a mangiare con i miei amici, non sono stato bene. E allora eravate in quattro? Eravamo in quattro, volevo capire come potevate rimborsarci. Rimborsato, noi dobbiamo rimborsare. Anche le spese mediche. Perché... E quant'era la cifra che avete pagato? Se noi cerchiamo di risolvere. No, non lo so, siete assicurati, noi abbiamo lei ci può fare una cosa ricevuta. No, dell'ospedale. Noi risolviamo il problema. Posso, cosa facciamo? Faccio chiamare dall'avvocato? Come gestiamo? Ah, l'avvocato, lei deve portare la ricevuta. Ci porta la ricevuta. Ma io abito lontano, cioè sono venuto, non possiamo gestirle. Ci dico l'importo, noi abbiamo la coppia. Così noi facciamo la coppia e risolviamo il problema. Cosa vuol dire la coppia? Mi scusi, non capisco il linguaggio. Non hai capito. Lei ha la ricevuta, anche se abita lontano. Ma lei non mi ha fatto nessuna ricevuta, io ho pagato in nero. Pagatine, non bisogna vedere che c'è. 150, mi ha detto 180, 150 così, io le ho dato 150. 150 eravate in 4 e quindi eravate in 4, giusto? Sì. Il nome come l'hai riservato? Lo cito. Pronto? Lo cito. Sì. Qua non c'è nessun nocito con prenotazione. Ah beh, adesso infatti, adesso fa finta che non sono venuto, capito? Sbagliato. Ma non è che ha sbagliato lo ristorante, magari ha sbagliato l'uomo. No, io non ho sbagliato nessun ristorante. Noi qua andiamo solo su prenotazione. Ehi, non mi fare innervosire, già che mi stai facendo arrabbiare, mi fai troppe domande, mi sto arrabbiando! Mi hai fatto incazzare! Adesso vengo lì e ti spacco il ristorante con un pugno! Urco, spacca! Hai capito, terrone! Vabbè, siamo a posto allora. Ah, a posto un cazzo! Vengo lì e ti disfa tutto adesso! Faccia presto, cosa stiamo aspettando? Cosa aspetti? Vieni qua! Potrebbe non piacerti vedermi! Vieni! Cosa mi fai? Un pompino? Ciao. Scemo! L'incredibile Urco. Urco! Oddio. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi. L'incredibile Urco, questo nuovo personaggio. Dello zoo. Quanto spendeva Hulk in camice e pantaloni? Non poteva vestirsi da rapper, ma così sempre evitava. Vestito male, meno male per lui.